Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. E torniamo anche al mondo culturale degli Etruschi, alla civiltà etrusca. In questo video, prima di addentrarmi, come vi avevo promesso e che farò appunto nei video successivi, nel mondo culturale etrusco, dalla società di questo popolo ai diversi aspetti economici, dalle tecniche militari alle abitazioni, alla moda, perché no, dall'alimentazione alla lingua e alla scrittura, il cui mistero è stato parzialmente decifrato. Ecco, prima di parlare di tutto questo, mi sembra giusto e doveroso parlare anche un pochino di storia. Quindi, in questo video e in quello seguente, andrò a parlare della storia degli Etruschi, tenendo presente che comincia intorno al IX secolo a.C. e prosegue fino al I secolo a.C. È chiaro che non posso trattare così tanta storia, un periodo tanto lungo in due video, quindi la mia trattazione sarà abbastanza rapida e veloce. Vi dirò le cose principali, più importanti e essenziali, scandite in tappi. Naturalmente, se avete desiderio di approfondimenti, se avete dubbi e curiosità, non esitate a scrivere e a commentare in fondo al video. Vi ricordo anche di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto, di cliccare sulla campanella in modo da ricevere le notifiche dei prossimi video, perché naturalmente tornerò presto con altri video riguardanti sempre il mondo etrusco, ma anche tanto altro del mondo classico e non solo. E quindi andiamo a cominciare. E partiamo, come vi dicevo, dalla storia etrusca e dalle sue tappe. Perché gli antichi e gli studiosi stessi, anche più recenti, hanno, diciamo, suddiviso il lungo periodo della storia etrusca in tre momenti fondamentali, anche se ogni momento era chiaramente molto lungo al suo interno. Abbiamo per esempio il periodo villanoviano. Questo periodo parte dalle origini del mondo etrusco e va fino al 730-720 circa a.C. Di che cos'è la cultura villanoviana e delle origini di questo nome vi ho già parlato in un altro video, sempre di questa playlist, quindi andate a rivederlo così non torno a ridirlo e ad annoiarvi con queste cose. In questo periodo, ad ogni modo, c'è proprio la formazione della civiltà etrusca, a cui si deve apporti anche da parte di altri mondi, quindi accanto alla civiltà propriamente etrusca e villanoviana, abbiamo naturalmente apporti culturali, politici, sociali provenienti anche dal Mediterraneo, da tutta l'area del Mediterraneo e anche dell'Europa centro-settentrionale. In questa fase, dalle origini fino, vi dicevo, al 730-720 a.C., l'Etruria, anche se non si può parlare, mi raccomando, di un'unica nazione, ha raggiunto una potenza decisiva, ha raggiunto un grande sviluppo a livello sia politico che economico, e questo ha impedito la formazione e la fondazione di diverse colonie dei greci, cosa che invece è accaduta, come ben sappiamo, nell'Italia meridionale, in Sicilia, ma anche appunto nell'Italia peninsulare del sud. È chiaro che gli Etruschi devono comunque molto ai Greci, come ho già detto in un altro video, e anche se non ci sono state colonie greche nel loro territorio, c'è da dire che i collegamenti, i legami, le reciproche influenze ci sono state. Basti pensare che dai Greci gli Etruschi hanno derivato la nascita delle polis, cioè come forma istituzionale delle città-stato. Infatti, come vi ho appena detto, non si può parlare di un'unica nazione per l'Etruria, ma parliamo di tante città-stato, quindi di tante poleis che appunto gli Etruschi hanno preso come aspetto politico e sociale dal mondo greco. Dal mondo greco hanno preso anche altre cose, più a livello artigianale ed economico. Pensiamo per esempio all'uso di alcune tecniche artigianali, come per esempio l'utilizzo del tornio per la lavorazione della ceramica. Hanno preso anche alcuni aspetti culturali e anche, pensando all'alimentazione, hanno preso anche la viticoltura.
A parte questi aspetti, queste influenze tutto sommato anche reciproche, in questo periodo, appunto nel periodo villanoviano, va riferito della talassocrazia. Che cosa vuol dire? È la dominazione degli Etruschi sui mari, soprattutto chiaramente nel loro caso sul Mar Tirreno, grazie in particolare allo scambio commerciale di un prodotto che ha fatto grandi le città etrusche. Sto parlando del ferro. Sì, perché senza il controllo delle miniere di ferro, lo sviluppo storico del mondo etrusco sarebbe stato molto diverso e naturalmente anche lo sviluppo politico, sociale e principalmente economico. Quindi diciamo che gli Etruschi sono fortemente debitori delle miniere di ferro. In questa fase vediamo quindi la nascita, che protrarrà anche nel periodo successivo, dell'espansionismo etrusco. Qual è la seconda fase? La seconda fase è la fase invece orientalizzante, cosiddetta, che proseguirà fino più o meno al V secolo avanti Cristo, mentre gli ultimi secoli della civiltà etrusca, cioè dal V secolo al I secolo avanti Cristo, diciamo che sono un periodo da un lato di sviluppo, ma dall'altro anche di guerre, di scontri con diverse civiltà e con la stessa Roma. Ma di tutti questi scontri e di questo periodo in particolare parlerò nel video successivo. Quindi ora ci focalizziamo in questo video su questi primi due periodi che ho detto, ovvero il periodo villanoviano e il periodo orientalizzante. Del periodo villanoviano ho appena detto qualcosa. A proposito dell'espansionismo di questo periodo, diciamo che ha avuto due direttive, d'accordo? Sia verso sud che verso nord, quindi sia verso la Campania, sia verso il nord, quindi oltre gli Appennini, verso la pianura padana, per intenderci. Ma perché gli Etruschi si sono espansi? Allora, è chiaro che verso sud si sono espansi principalmente per motivi climatici e di conseguenza economici. Lì c'era un clima favorevole, lì c'erano terre fertili adatte alla coltivazione e di conseguenza molto utili per l'alimentazione e per progredire economicamente. L'espansionismo verso sud ha portato alla fondazione di diversi centri urbani, tra i quali ricordiamo per esempio la stessa Pompei. Fin dal loro arrivo però gli Etruschi si sono trovati a doversi confrontare con i Greci, che sapete avevano fondato diverse colonie nell'Italia meridionale, e il Lazio ha costituito un punto di passaggio obbligatorio chiaramente fra il mondo etrusco e la Campania. Ma dell'incontro con Lazio e con Roma parleremo in un altro video, come vi dicevo. Pensando invece al nord, cosa ha spinto gli Etruschi ad ampliare la loro presenza anche oltre l'Appennino? Tre le possibili cause: la crisi della potenza navale etrusca nel Tirreno, che può aver reso necessario la ricerca di uno sbocco verso il Mar Adriatico addirittura per dar vita a nuove rotte; l'invasione di tribù celtiche nel nord della penisola, che rese necessario l'ampliamento della presenza etrusca oltre gli Appennini per resistere alle pressioni dei barbari. E poi, ultima possibile causa, il bisogno di nuove basi per i commerci che iniziavano con l'Europa centrale attraverso le Alpi. Ciò porterà alla creazione di vari centri importanti, fra cui ricordiamo per esempio Marzabotto e Spina, o anche all'ampliamento di città già esistenti, come ad esempio l'antica Felsina, cioè l'attuale Bologna. Un discorso a parte merita invece l'espansionismo etrusco in Liguria. Qui non c'è stato un vero e proprio processo di conquista territoriale, ma furono fondati avamposti commerciali lungo la costa, fino al territorio provenzale, dove l'avanzata etrusca si arresterà a causa delle installazioni, indovinate ancora una volta, di colonie greche. Ecco, questo per quanto riguarda il primo periodo detto villanoviano. Passando invece al secondo periodo di cui vado a trattare ora,
parliamo della fase orientalizzante, che comincia intorno al 720 a.C. e che proseguirà fino al 580 a.C., almeno qua secondo la distinzione degli studiosi. Anche questa fase è stata particolarmente prospera e ricca, tant'è vero che ne sono testimonianza le tombe, soprattutto delle famiglie nobili, con i loro ricchissimi corredi funerari che sono stati trovati. È in questa fase che l'aristocrazia ha preso pieno potere e ha tenuto a lungo appunto le redini del potere, tant'è vero che si può parlare di una oligarchia in questo periodo. Ma addentriamoci davvero nella politica della fase orientalizzante. Nel secolo tra il VI e il V secolo, la colonizzazione greca in Italia non aveva intaccato il prestigio etrusco. Questa situazione di equilibrio si andò deteriorando però ben presto, quando riprese con vitalità il fenomeno di colonizzazione che porterà appunto alla nascita di centri ellenici nella Provenza di cui vi parlavo poco fa. Pensiamo per esempio alle attuali città di Marsiglia, Nizza, Monaco o anche alla città di Alalia in Corsica. Questa crisi della civiltà etrusca, è testimoniata archeologicamente dalla diminuzione delle esportazioni etrusche sui mercati mediterranei. Perché vi dico tutto questo? Perché, preoccupati da questa situazione che li aveva visti perdere terreno per quanto riguarda l'egemonia commerciale appunto nel Mar Tirreno, gli Etruschi stipularono una serie di trattati politico-militari, chiaramente in funzione anti-ellenica, e l'hanno stipulata con l'altra potenza del Mar Mediterraneo e in questo caso anche del Mar Tirreno, ovvero con la città di Cartagine, quella città di Cartagine che sarà la grande nemica di Roma, se ricordate un pochino di storia romana. Ad ogni modo, della fase orientalizzante, diciamo che ci concentriamo sugli scontri che la civiltà etrusca ha avuto con altri popoli, in primis con i popoli greci, perché è vero che gli etruschi sono debitori dal punto di vista parzialmente economico, in gran parte culturale e in parte politico, sono debitori, dicevo, della civiltà greca, ma sono stati ben presto anche loro nemici. Dal punto di vista politico e economico hanno dovuto scontrarsi. Diciamo quello che è successo quindi. La nuova intesa etrusco-cartaginese ha portato ben presto a un'azione di guerra mossa dalle due potenze contro i coloni greci di Alalia, che con le loro azioni di pirateria danneggiavano i traffici marittimi. Questo scontro navale vede scontrarsi 60 vascelli etruschi e altrettante cartaginesi contro 60 navi provenienti dal mondo greco, e alla fine hanno vinto i greci, che però hanno comunque subito grandi perdite, tant'è vero che alla fine furono costretti a lasciare la Corsica. Altro episodio che vide gli Etruschi contrapporsi ai Greci avvenne invece nell'ambito dei contrasti fra le due potenze, questa volta non in area corsa ma in area campana. Nel 525 a.C. gli Etruschi attaccarono la città di Cuma e l'esercito cumano, guidato dal generale Aristodemo, futuro tiranno della città, riuscì a respingere gli attaccanti, che furono costretti a ritirarsi. La rivalità si protrarrà a lungo e sfocerà in una serie di conflitti, come quello che scoppierà però 20 anni dopo durante la cosiddetta crisi laziale, di cui parlerò in un altro video. Quindi si può dire che la fase orientalizzante è stata una fase abbastanza burrascosa, fatta di battaglie, alcune vinte, altre perse, di diversi scontri combattuti principalmente sui mari ma anche per terra, comunque per il controllo economico del territorio e del Mar Tirreno. VI secolo è stato sì burrascoso, ma ha visto anche il mondo etrusco avvicinarsi al mondo romano. In particolare viene ricordato perché
gli Etruschi a un certo punto hanno dettato tanta influenza sul mondo romano che, almeno secondo la leggenda, tre re romani erano di origine etrusca. Sto parlando di Tarquinio Prisco, Servio Tullio e Tarquinio cosiddetto il Superbo, ovvero degli ultimi tre re di Roma secondo la leggenda. Ma di questo ho già parlato in un altro video proprio a proposito dei re romani e dei re etruschi a Roma. Quindi non torno a ripetermi, ma vi ricordo che proseguirò la storia del mondo etrusco nel prossimo video. Quindi continuate a seguirmi e ci vediamo presto. Ciao!